Salve a tutti, benvenuti in questo unboxing di Apple Watch Serie 2. Ora sveleremo cosa c'è nella scatola e poi farò un video sulle prime impressioni. Sono appena tornato dall'Apple Store dove ho preso questo Apple Watch. Per me è il secondo. Ho avuto l'Apple Watch serie 1 per un anno intero e ora sono passato al secondo. Mi ha spinto sinceramente il passaggio al secondo non tanto l'ipermeabilità, ma il discorso del nuovo processore, perché sinceramente avere un Apple Watch più agile e scattante non mi dispiaceva. Allora, abbiamo tolto il cellophane alla plastica, apriamo la scatola. Ok, qui abbiamo subito davanti della carta che contiene, vediamo cosa c'è qui dentro. Qui dentro ci dovrebbe essere, abbiamo, vedete, manualetti di istruzioni in lingue diverse. E poi abbiamo il cinturino con il ricambio, questo è quello corto. La versione che ho preso io è una Apple Watch serie 2 Sport 42 mm colore argento. Questo mettiamo da parte. Veniamo poi al nostro caro Apple Watch. Eccolo qui. Lo tiriamo fuori. Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Andiamo ora a vedere, appoggiamo un attimino questo. Qui c'è una linguetta, tiriamo su, vediamo cos'altro c'è nella scatola. Abbiamo il solito caricabatterie di casa Apple e poi abbiamo il caricatore magnetico per Apple Watch 2, che è uguale a quello per Apple Watch 1. E qui, ragazzi, termina l'unboxing. Vediamo. Sì, non c'è niente, è leggermente cambiata la scatola rispetto al primo. Ora, ragazzi, lo configuro e poi vi do le mie prime impressioni. Eccoci qui, come vedete ho cambiato il cinturino, l'ho provato una giornata intera. Queste prime impressioni le sto facendo non subito dopo l'unboxing, ho voluto aspettare un paio di giorni. Ho messo un cinturino verde che avevo comprato l'anno scorso. E allora, cosa dire? Diciamo, parliamo delle tre novità più importanti. Apple Watch serie 2 rispetto alla serie 1 è impermeabile fino a 50 metri. È una funzione che a me sinceramente non interessa molto, perché io non vado in piscina, ma so di molti miei amici che ne sono rimasti molto molto contenti, perché loro frequentano piscine e quindi era una funzione di cui sentivano la mancanza. La novità che invece io aspettavo molto è l'implementazione del GPS all'interno di questo Apple Watch serie 2, quindi non serve più, non è più necessario per forza l'iPhone per usare il GPS, quindi potremmo lasciare l'iPhone a casa andando a correre tranquillamente con questo e basta. Ma dirvi la verità, quello che io aspettavo più di tutti era un nuovo processore. Io sinceramente ero stufo di, ad esempio, faccio vedere, aprire l'app di Telegram, scusate non la trovo, aprire l'app di Telegram e dover aspettare a volte anche 30-40 secondi, mentre invece, come vedete qui, è stata immediata l'apertura, molto veloce, vedete, molto veloce. Quindi, come potete vedere anche da questa piccola dimostrazione, le applicazioni risultano molto più fluide, Apple Watch risulta molto 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 più veloce, molto più reattivo nelle risposte. Io l'ho usato un paio di giorni e sono riuscito tranquillamente a mandare messaggi vocali mentre guidavo, mentre prima magari a volte lasciavo perdere perché le applicazioni impiegavano troppo tempo ad aprirsi, scusate, mentre invece adesso è veramente veramente un'altra cosa. Quindi io, a dirvi la verità, questa era la cosa che aspettavo maggiormente, cioè un processore degno di questo nome che mi permettesse di usare Apple Watch in maniera
decente. Vedete, apro le mail tranquillamente. Le applicazioni funzionano, rispondono molto molto più velocemente rispetto al modello precedente. Quindi, come vedete, questo unboxing e questo video di prime impressioni finisce qui. Era una cosa molto rapida, solamente per darvi un mio feedback, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!